ringrazio per, in certo senso, per l'ospitalità di questo progetto, perché io porterò una testimonianza di un programma che ormai esiste, diciamo cade molto bene con l'avvento della legge 107, in particolare l'alternanza scuola-lavoro. Noi abbiamo trattato il tema del Lean Manufacturing Management Thinking, insomma ci sono molti modi di chiamarlo, già dal 2010 quando con, come piccola industria, con il supporto organizzativo gestionale di SkillLab abbiamo affrontato il tema con le nostre imprese. Quello che è interessante notare è che noi abbiamo affrontato contestualmente, quindi siamo partiti nello stesso anno, quasi nello stesso mese, anche con il sistema dell'education, con le scuole e in parte anche con gli atenei della nostra città. Non do per scontato che tutti conosciamo che cos'è il Lean Management, sottolineo solo, visto che anche mi ha dato l'assist il dottore, che è sicuramente uno strumento che riuscirà a farci gestire meglio quella che ormai è un incombente, anzi è una rivoluzione digitale ormai diffusissima e che si diffonderà ancora più in futuro, perché ci permette di avere quella dimensione organizzativa, gestionale, metodologica, sociale in un certo senso, per poter declinare queste tecnologie all'interno delle imprese, per declinare le strategie all'interno delle spese. Io sono convinto che alla fine le imprese sono dei corpi sociali, sono fatte di uomini, e se noi non coltiviamo l'uomo, non, anche nel senso di quella che è la sua capacità di organizzarsi, gestire, interagire con gli altri, le tecnologie da sole non potranno assolutamente essere una soluzione. Vorrei rispondere velocemente a tre domande che mi sono posto. Cos'è il Lean? Perché nell'education ed è fattibile oggi nella scuola. Ora, cos'è il Lean? Ci sono in parte con la prima risposta, ma più concretamente per permettere ai giovani di acquisire una mentalità organizzativa e gestionale, non solo degli skill, ma proprio una mentalità, è una sorta di meta skill, come meta competenza, come diceva la dottoressa, e quindi tutta una serie di competenze trasversali utili al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quindi devo spezzare una lancia sul lean thinking, quindi sul pensiero snello, come un approccio alla gestione dei processi in generale. Sono processi operativi, non strettamente processi manifatturieri, industriali, ma sono di fatto tutti i processi che noi viviamo nelle nostre case, quando ci spostiamo con l'automobile, quando svolgiamo delle pratiche amministrative in un'azienda. Questi sono tutti processi e lì è un approccio all'analisi e al miglioramento con un metodo scientifico semplice, iterativo di questi processi. E quindi apre della possibilità di sì, perché non solo l'esperienza che abbiamo avuto a Torino, ci sono altre esperienze in Italia dove si è investito in questo campo, sono state tutte delle esperienze molto apprezzate sia dal mondo della scuola, dagli studenti, insegnanti e dirigenti scolastici. La buona scuola è una grande opportunità, da una parte per la scuola, per utilizzare questo strumento e inserirlo in questo percorso di alternanza, poi vedremo come, e dall'altra parte per il movimento Lean è una buona opportunità per farsi conoscere di più già dai ragazzi più giovani.